Allora, dopo gara qui al Palabianchini, anticipo di lusso della seconda giornata, prima della sosta del campionato, due degli artefici, forse uno un po' in maniera particolare, Damiano Corbi, alla mia sinistra, alla mia destra invece il vicepresidente Antonio Capozzi. Iniziamo giusto e doveroso da uno degli artefici di questa bellissima vittoria, importante la posta in palio, peccato perderla. Se fosse stato così, voi siete riusciti invece ad ottenerla. Sì, noi siamo riusciti ad ottenerla perché, come ben sapete, al Palabianchini bisogna sudarla per vincere. Quindi noi il fattore casa è molto dalla nostra parte e l'abbiamo dimostrato sia con le grandi sia con le piccole. E purtroppo, ecco, il primo tempo abbiamo fatto benissimo, nel secondo tempo siamo calati un po', però il cuore era talmente grande e anche, diciamo, la rivincita, se vogliamo chiamarla così, dell'andata, e ci è andata bene, insomma. Ecco, Capozzi, si ricomincia proprio da quella battuta d'arresto dell'andata, un 6-0 secco per loro, non vi ha lasciato poi diritto di replica, questa sera invece lo avete dimostrato sul campo, il Palabianchini resta inviolato. Sì, è un campo dove soffrono un po' tutti per le dimensioni. Poi comunque la squadra è abituata a questo campo, comunque io lo faccio i complimenti a tutte e due le squadre. Si occupano questa posizione perché sono due squadre di spessore, il campionato non è finito oggi, non finirà domani, ci sarà da soffrire fino alla fine. Rinnovo i complimenti e ai miei ragazzi e allo United, si è dimostrata una grande squadra. Bene, grazie a Capozzi, lo lasciamo anche raggiungere i suoi compagni, invece attendiamo ancora una battuta con Corbi. Hai aperto le marcature, bellissimo il gol, pregevole fattura, ma sapevi di riuscire a portare a casa tre punti? Io ne ero convintissimo perché la squadra in settimana ci siamo allenati bene e, come diciamo, noi siamo un po', ecco, con l'arrivo di Prezioso che giusto appunto mi dà il cambio nel ruolo di pivot, però tutti ci tenevamo veramente a vincere questa partita e di conseguenza noi, come abbiamo visto, siamo una squadra che, diciamo, fa bene con le grandi e ha un po' di difficoltà con le piccole, però riusciamo ad ottenere sempre il nostro risultato alla fine. Bene, grazie a Corbi, lo salutiamo, attendiamo anche l'arrivo di Cristian Trobbiani che chiamiamo qui alla nostra postazione. Attendiamo Cristian, eccoci qua. Allora, Trobbiani, un inizio di ritorno non troppo bene. Siete forse cresciuti nel secondo tempo di intensità, forse però c'è da dimenticare quella prima frazione di gioco dove siete apparsi un po' troppo contratti. Sì, apparsi un po' troppo contratti, forse anche per, diciamo, la mole della partita. La partita secondo me non era di una categoria, cioè non era di Serie D, era una bellissima partita, non oso puntare e immaginare la categoria, però era una bellissima partita dove tutte e due le squadre hanno giocato a viso aperto, infatti siamo stati 1-0 per tutto un tempo, poi dopo abbiamo cominciato ad alzare i toni e i ritmi, entrambe le squadre, prima noi, poi loro appresso a noi, siamo andati anche in vantaggio, loro ci hanno raggiunto, diciamo che qualche calcetto non è mancato, ma c'è il rispetto reciproco e tra le due società, e tra gli allenatori e tra i giocatori, quindi non posso che dire che è una bella partita e ne siamo usciti purtroppo perdenti, ma diciamo per noi continua e prosegue questo campionato. Ecco, Trobbiani, proprio da questa partita che era fondamentale, un crocevia importante per entrambe le due formazioni, loro con questa vittoria riescono a superarvi in classifica, anche se voi durante la sosta avrete la possibilità di effettuare il controsoppasso qualora riusciste a vincere a Rocca Massima. Allora, purtroppo, ecco, partiamo da questo presupposto. Io dalla mia piccola e umile carriera dichiaro, cioè, proprio apertamente al pubblico che odio le partite rimandate. Purtroppo succede così che i campionati anche in Serie D, in C2 e C1, cioè, vengono un po' falsati da queste situazioni che possano essere, come è successo a noi, diciamo per forza di cosa, o comunque qualcuno ci gioca un po' su. Quindi un campionato dove noi eravamo al vertice e comunque ci stavamo giocando il campionato, durante la sosta siamo stati un mese fermi, capisci da te che qui noi non siamo professionisti, quindi, cioè, vuoi un allenamento, vuoi chi parte per le feste, vuoi chi a destra, chi a sinistra, un po' il mordente lo perdi. Quindi noi questo crocevia non ce lo siamo posto in questa partita, neanche nella prossima. Noi diciamo che ci siamo iscritti a questo campionato per divertirci e continuiamo a divertirci, è normale, siamo su,
se vinciamo il campionato ci divertiamo ancora di più, quindi non ci tiriamo indietro adesso e non sarà questa partita a farci tirare indietro, quindi noi avanti tutta United, tiriamo dritto e chi ci ama ci segue, insomma. Bene, grazie a Trobbiani dal Palabianchini, è tutto per l'anticipo della seconda giornata del girone di ritorno della Serie D. Sporting Giovani Risorse batte United Aprilia 4-3.